Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo videoblog. Allora ragazzi, quest'oggi, ovvero di un attimo, parliamo di Dragon Ball Z. E cosa ne penso di Dragon Ball Z? Allora ragazzi, Dragon Ball in sé, in tutto quanto, io lo adoro, amo Dragon Ball, ovviamente. E non mi permetterei mai di dire che Toriyama non sa farlo troppa risoluzione dal punto di vista grafico, è questo. Ragazzi, quello che voglio dire io, quando io vedo un cartone animato che mi piace, che sia Dragon Ball o qualcos'altro, vabbè, lo so, non si deve mai giudicare anche un videogioco dal punto di vista grafico o dal punto di vista gaming, ma dal punto di vista grafico non si deve mai dire, ma per lo più come funziona un videogioco e come funziona un cartone animato. Allora, ragazzi, quest'oggi, come avete letto dal titolo, voglio un po' parlarvi di questa situazione che si parla un po' su Dragon Ball, ovviamente, ragazzi. So che io ho esagerato da un lato a dire che Dragon Ball Super fa schifo. Non ho nulla da dire contro. Lo so, non è creato da Toriyama, ma da Toyotaro. Sì, perché l'ho letto anch'io su internet. E ho letto così. Ragazzi, c'è qualcuno che dice che noi dobbiamo metterci nei panni dei mangaka. Allora, io onestamente, mettermi nei panni di un mangaka non vorrei farlo perché so che un mangaka deve disegnare tavole, deve fare questo, deve fare quell'altro, deve fare questo e questo qua. Ma raga, allora, dal punto di vista Dragon Ball, ovviamente, guardate qua la sfera del drago, guardatela, cioè, cioè, nel mondo reale, io sono questo, questa è la sfera del drago, ma avete mai visto qualcosa del genere? E allora, Dragon Ball Z è stato il mio cartone animato preferito. Io quando ero piccolo, ovviamente, ma chi di voi non l'ha fatto, ragazzi? Chi di voi che non ha mai fatto delle stupidaggini di Dragon Ball ha provato a diventare Super Saiyan, ha provato a fare l'onda energetica? Cioè, guardate poi il dettaglio delle mie mani, no? Ditemi se non è questa la faccia, eh? Cioè, raga, Dragon Ball Z comunque è stato sempre il meglio di Dragon Ball. Ovviamente. È il mio parere quello che do. Dragon Ball Z, secondo me, ragazzi, è fichissimo. Non ho nulla contro Dragon Ball Super, Dragon Ball 1 e Dragon Ball GT. Anche se Dragon Ball GT non esiste, non è canonico, non è un manga, non è stato creato da Akira Toriyama. Quindi, ragazzi, quello che voglio farvi capire io è perché io ho visto su internet una persona che dice che noi che critichiamo sempre Dragon Ball dobbiamo metterci nei panni di un mangaka. Allora, quello che dico io lo so. Rispetto il tuo parere, la tua opinione, la critica, ma io do un mio esempio personale, quello che sto dicendo io. Dragon Ball Z, ovviamente non parlo io, ma parlano pure parecchi videogiochi. Guardate qua tutti i videogiochi, guardate qua cosa c'è qua direttamente dalla PlayStation 2, leggete Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, tutto Dragon Ball è. Perché ragazzi, Dragon Ball Z è la mia saga, è il mio cartone animato preferito in assoluto. Ma no, conosco anche i Simpson, Naruto, One Piece, pure un'altra cosa che c'è questo fatto qua. All'inizio anche io pensavo male degli altri manga e anime. Allora, ragazzi, tecnicamente il manga è il fumetto giapponese, l'anime è il cartone animato vero e proprio, chiamiamolo così, ma alla fine così si chiama. Dal punto di vista Dragon Ball, ragazzi, io dico che Dragon Ball è fatto benissimo dal punto di vista anime, non manga, perché io il manga non lo leggo, quindi non mi posso mettere nei panni di un mangaka. Se voi mi dite mettimi nei panni di un mangaka e vedi quanto tempo devi sprecare per fare il disegno, per creare, poi mettere la rifigurazione, rimasterizzato e poi lo crei il cartone animato. Io ovviamente, raga, mi metto nei panni di un fan di Dragon Ball. Ovviamente so che l'altra volta forse un po' esagerato dicendo che Toriyama, lo so, non è Dragon Ball Super, non è di Toriyama il manga, però lo viene fatto da Toyotaro, l'ho letto su internet perché mi ero un po' approfondito un po' Dragon Ball Super. E ragazzi, Dragon Ball Super a me personalmente non mi piace. Non mi piace dal punto di vista proprio, come si dice, ovviamente c'è uno che dice non lo guardate dal punto di vista grafico, ma guarda dal punto di vista del disegno. E lo so, ma ragazzi, dal punto di vista grafico non mi piace Dragon Ball Super. La grafica è troppo alta. Dragon Ball Z, ma mettiamo a favore, no? Volete mettere questo qua, no? Goku che diventa Super Saiyan per colpa di Freezer, metto così. Cioè, guardate, ogni minimo dettaglio. Mettetelo con la grafica di Dragon Ball Super, quello che dico io. Vi sfido a mettere con la grafica di Dragon Ball Super e diventa troppo brutto. Io ovviamente sono legato a questo momento, ovviamente, di Go Dragon Ball. E poi,
Io onestamente ci tengo a Dragon Ball. Sono un fan veramente sfegatato di Dragon Ball, so tutto. Non è che sono mangaka al 100%, perché essere mangaka vuol dire che studi sia il manga, ma soprattutto il manga e l'anime. Ovviamente è un parere mio quello che do. Ragazzi, Dragon Ball è Dragon Ball Z, è la saga perfetta di Dragon Ball. Ma non dico che Dragon Ball Super fa schifo, io non lo critico, ho soltanto dato la mia opinione. Poi ditemi cosa ne pensate pure voi sotto giù nei commenti di Dragon Ball. Ragazzi, io Dragon Ball Z lo adoro, è il mio manga, cioè la mia infanzia, ma anche la vostra infanzia. Ma dite che non ha mai fatto onda energetica? Ditemelo voi che non l'ha mai fatto. Ma chi non... Non mi dite quando andavate alla scuola, non vedevate l'ora di uscire per vedere What's My Destiny Dragon Ball, la sigla, e ovviamente ragazzi vedete Dragon Ball in persona, ma dico io cavolo, cioè guardate anche come è fatta la sfera, guardate è stata realizzata ogni minimo dettaglio, ma quello che dico io ragazzi, non voglio sentirmi dire mi devo mettere nei panni del mangaka, io nei panni del mangaka non mi voglio mettere, perché so che c'è un lavoro, ma guardo un cartone animato che sia un manga o un anime, oppure che sia un anime e viceversa, io voglio più vedere il cartone bellissimo. Ma perché ragazzi, guardate ogni designing di Goku quando è Super Saiyan Dio, per favore, ma stiamo scherzando? Ma quello che dico io mi metto dal punto di vista grafico di Dragon Ball 1 Z e GT. A malapena Dragon Ball Super 1 lo poteva fare con la grafica di Dragon Ball GT, e allora uno si poteva apparare, come si dice da noi in dialetto. Ma raga, io, a me mi piace Dragon Ball Z, mi piace il Super Saiyan, mi piace Dragon Ball Z. A parte che Dragon Ball Z doveva essere Dragon Ball 2, specifichiamo questo. Ragazzi, ovviamente non ho nulla contro i mangaka, lo so del lavoro che fa Toriyama e che dà, che Toriyama in poche parole con Dragon Ball Super gli dice solo ok, fai il designing e fallo bene, poi metti la grafica e metti il resto. Ma a me non mi piace, non mi piace. Solo il Super Saiyan Blue mi piace, la saga di Bills mi piace, e il ritorno di Freezer mi piace. Mi piace anche la battaglia fra sesto e settimo universo, e anche la saga di Black Goku. A me mi piace tutto di Dragon Ball, a me ragazzi, ma soltanto il mio parere, Dragon Ball Z secondo me è meglio. A me mi piace della mia infanzia, mia personale. Ok ragazzi, questo video finisce qua. Guardate la sfera del drago. Cioè raga, è proprio il simbolo di Dragon Ball. Ragazzi, lasciatemi un mi piace, un commento, e dite, io ovviamente non voglio offendere nessuno, so del lavoro che fa Toriyama, so che fa uno addetto alla sua manutenzione, lo so che non è facile fare il mangaka o fare il disegnatore di un cartone animato, lo so che non è facile. Ovviamente io non sono maestro di violino, ma quello che dico io ragazzi, Dragon Ball Z è per me personale è meglio. Un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Guarda Sabit è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video.